Lies of P è una grande bugia. Non sono sicuro che sia un vero Souls-like. Welaccio a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Lies of P. Premetto subito che sono circa a metà gioco, forse anche qualcosina in più, quindi non l'ho completato. Questa non è una recensione, ma credo che dopo più di 10 ore di gioco, circa 10 ore di gioco, posso essere nelle condizioni di dare un parere su quella che è la struttura del titolo. Perché Lies of P è stato presentato sin dall'inizio come un Souls-like, e sembra a tutti gli effetti un Souls-like, un pochino come Bloodborne, più che come i Souls, quindi che come Dark Souls, perché l'ambientazione è gotica, dark gotica, ha quel retrogusto appunto di Bloodborne a tutti gli effetti, e sotto il punto di vista artistico lo ricorda sicuramente tanto. Questo però non significa che sia come Bloodborne, anzi, a un'occhiata più approfondita ci rendiamo conto che la fonte di ispirazione, soprattutto per il gameplay, non è Bloodborne, bensì Sekiro. Di questo ha parlato in maniera molto esaustiva Dadobax in un suo recente video, al quale vi rimando perché è molto completo come sempre, e ho apprezzato veramente tanto questo paragone. In particolare quando l'ho visto questo video non capivo, era ancora alle prime ore di gioco e mi chiedevo ma cosa sta dicendo. Invece c'è un momento, senza fare spoiler, in Lies of P, una boss fight in particolare, che ci fa finalmente capire che quel paragone sotto il punto di vista del gameplay e del combat system che abbiamo sempre fatto con Dark Souls e con Bloodborne lascia un po' il tempo che trova e si avvicina di più a quello che è Sekiro, perché c'è un boss in particolare che ci fa capire che non possiamo assolutamente prescindere da quella che è la guardia perfetta, o il parry o la parata perfetta, chiamiamola come volete. Infatti senza la guardia perfetta sarà veramente difficile andare avanti in questo titolo, e quindi assolutamente il primo paragone che mi viene da fare è con Sekiro e non più con i Souls, e questa è la prima grande bugia che non ci avevano assolutamente fatto capire gli sviluppatori. Ma io mi vorrei concentrare su un altro aspetto che ho rilevato e che secondo me segna una netta differenza rispetto ai Souls-like come li conosciamo, e quelli più famosi per lo più. Questa differenza sta proprio nell'esplorazione. Questo è un grande problema secondo me di Lies of P e delle sue ambientazioni, del suo level design. Lasciamo stare il fatto che il level design possa essere meno complesso rispetto a Dark Souls, Bloodborne, eccetera eccetera, Elden Ring e così via, ma qui c'è un problema diverso. L'esplorazione stessa, secondo me, è resa in maniera troppo banale, troppo breve. Le fasi di esplorazione, che nei Souls sono sempre stati, secondo me, la componente principale. Poi è vero, le boss fight sono importanti perché poi vengono ricordate per come sono, ovvero spesso epiche, alcune comunque epiche, però diciamo che in Lies of P il senso di esplorazione che c'è nei Souls, secondo me, manca totalmente. Quello che io ho sempre percepito nei Souls è un grandissimo senso di avventura, di immedesimazione all'interno del mondo di gioco, all'interno dell'ambientazione, che poi sfociava in boss fight a volte spettacolari. Ma in Lies of P tutto questo manca. Le zone da esplorare sono secondo me troppo brevi, troppo banali, con un motivo che si ripete, ovvero quello di fare queste parti di esplorazione che durano molto poco, circa mezz'oretta, per poi incontrare quei due nemici un po' più forti, un po' più grossi, e arrivare alla fine alla boss fight. Insomma, tutte le fasi di esplorazione sembrano essere in qualche modo votate a quella che poi è la boss fight finale, con un problema di fondo: non c'è farming. Le fasi di esplorazione in Dark Souls servono anche per farci farmare anime, quindi farci poi livellare e arrivare alle varie boss fight, che sono via via sempre più difficili, in maniera sempre adatta, cioè sempre più livellati, quindi sempre più forti. In Lies of P mi rendo conto che il farming, che è una cosa che a me non piace se deve essere fatta apposta, ma se viene fatta nel corso dell'esplorazione è ben accetta e manco pesa. In Lies of P manca. Le zone sono troppo brevi, quindi non c'è farming, quindi ti ritrovi a fare poi la boss fight quasi subito con un livello che probabilmente non è nemmeno quello giusto, e quindi i boss sono via via più difficili e la difficoltà cresce enormemente. Si percepisce veramente un picco di difficoltà sempre maggiore ad ogni boss fight. Questa è una cosa che un pochino mi ha destabilizzato. E in particolare non è soltanto un problema di difficoltà, ma proprio di sensazioni. Io ho sempre visto, nonostante non sia un patito dei Souls-like,
quei pochi che ho giocato mi sono piaciuti perché mi immedesimavo, come vi dicevo, perché durante l'esplorazione sentivo di voler conoscere ogni anfratto di quel percorso che stavo facendo e che poi mi avrebbe portato a qualche scontro epico con un boss. In Lies of P mi manca tutto questo, sento che le fasi di esplorazione sono semplicemente un piccolo corridoio tra un boss e un altro, e quindi tutto per ora sembra ridursi a una specie di Cuphead Soulstrike, se così lo vorremmo definire, ovvero tutto finalizzato a quella che è la boss fight. Io vorrei sapere un po' voi cosa ne pensate, se per voi la cosa più epica, diciamo l'aspetto più epico dei Soulstrike sono le boss fight oppure l'esplorazione di ambientazioni bellissime. Ci tengo anche a sottolineare in chiusura che questa non è una bocciatura di Lies of P che sto giocando, che mi sta divertendo, ma che appunto avrei voluto fosse anche un qualcosa in più dal punto di vista del level design e dell'esplorazione, che è una componente per me fondamentale nel godimento di un Soulstrike. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate, scrivetemelo qua sotto, quello che pensate di Lies of P, l'avete giocato, lo state giocando, lo state apprezzando, mi raccomando lasciate un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!